Salve a tutti, in questo video vi spiegherò come si allinea e distribuisce in GIMP. Allora, un po' come la funzione è molto più elaborata che si usa in Inkscape, qui è limitata, quindi ve la vedremo nella sua funzione per quel poco che può fare. Abbiamo tre oggetti che sono tre livelli diversi, perché ricordo che ogni livello è un oggetto. Quindi tre cuoricini non potevo averli in uno stesso livello, perché non è come Inkscape che vede gli oggetti separati nello stesso livello. Qui ogni livello è un oggetto. E abbiamo anche uno sfondo, mi raccomando. E i tre cuoricini, per cominciare a distribuirli e allinearli, bisogna premere Q di quadro, che esce fuori qua il menu dei pulsantoni dell'allineamento e distribuisci, che sarebbe questo pulsante qui, e bisogna selezionare i tre oggetti. Quindi selezioniamo solo i tre oggetti per avere la conferma che siano selezionati. Premendo Shift e il cuoricino si crea il quattro quadratini attorno al cuoricino, quindi vuol dire che i tre oggetti sono selezionati. Non ho i quattro quadratini attorno allo sfondo bianco. Quindi non muoverò anche lo sfondo bianco. Diciamogli di distribuire gli oggetti e di allinearli. E così li ho distribuiti in maniera uniforme, orizzontalmente e allineati verticalmente. Questo è un esempio. E poi tutto il resto è distribuire e spostare rispetto a cosa? Per esempio, adesso avevo impostato rispetto a immagine. Se no, si può fare rispetto a selezione, rispetto a livello attivo, rispetto a primo elemento, eccetera, eccetera. Non tantissime cose. Non c'è il più grande, non c'è il più piccolo, eccetera, eccetera. Le funzionalità che sono sicuramente ci sono in Inkscape. Però posso dirgli tutto a destra e distribuisci verticalmente. Adesso gli dico. Ecco, così è centrato, perché bastava dirgli da tutto a destra allinea il centro dell'obiettivo e li allineati, quindi così è verticale. Adesso gli dico tutto in basso, quindi è questo, ok? Poi gli dico distribuisci, ok? Adesso gli dico allinea il centro dell'obiettivo e li ho in orizzontale, quindi questo è il giochetto. Per fare il verticale, tutto a destra, poi gli dico distribuisci in verticale e allinea tutto in centro. Ecco, poi si possono fare non tante altre cose. Adesso vi farò vedere, per esempio, unendo i tre livelli dei cuoricini. Se io provo a selezionare un cuoricino, non se ne seleziona uno, ma si seleziona l'oggetto unico dei tre cuoricini, che era quello che vi dicevo, cioè un livello, un oggetto. E quindi i tre cuoricini non sono tre oggetti in questo caso, ma sono un oggetto solo. Quindi in questo caso posso solo spostarlo a destra o a sinistra, ma mai averlo centrato, cioè in orizzontale in questo caso, e neanche in altre posizioni. Per questo video tutorial è tutto.